Amici di Player Inside, finalmente è arrivato Baldur's Gate 3, quindi fiondiamoci a creare il mio personaggio. Ecco qua, allora io, come voi sapete, tendo sempre a creare me stessa nei giochi, cioè anche quando magari non è più efficace per i fini del combattimento, eccetera, però preferisco giocare di ruolo la prima volta, quindi creare un umano in questo caso. Ci sono tantissime razze a disposizione in questo gioco ed è bellissimo poterle esplorare successivamente. Per adesso mi fermo a umana. Modifichiamo anche l'aspetto. Quindi significa praticamente femmina, maschio. Vabbè, direi la prima. Bella, bella, mi piace questa. Allora, cominciamo anche col volto. Nell'early access non si poteva fare granché. Vediamo se qui ci si può sbizzarrire un po' meglio con la creazione del personaggio. Ecco, direi di partire da questo punto di partenza. Non c'è, cioè, non è che sia uguale a me, raga, ovviamente. Cioè, dobbiamo fare in modo di... Carnagione, direi decisamente più chiara. Cos'è sta cosa? Questo è cicatrici assenti. Maturità. Beh. Percettibile la cosa, facciamo 4? Percettibile la cosa, facciamo 5? No, già quasi percepì. No, dai, facciamo 4. Quantità di lentiggini non ne ho, intensità di vitiligine non ne ho. Genitali, genitali standard. Allora, onestamente mi aspettavo molto di più da questo editor. Speravo fosse non come l'early access totalmente... cioè in cui non è possibile modificare le caratteristiche fisiche singole... È bellissima lei, però non c'entra niente con me, questo è il fatto. Allora, cambiamo subito il colore. Terrei così, però veramente sono troppo chiari, cioè sembrano grigi, non sembrano affatto scuri. E quindi è finita così, ragazzi, quindi col volto predefinito, non si può modificare. Speravo onestamente che si potesse poi modificare. Ci fermiamo con la parte estetica e puntiamo alla classe. La classe che a me interessa è Mago. Padroneggi l'arcano specializzandoti in scuole di magia individuali e unendo gli incantesimi antichi alle ricerche più moderne. Puoi vantare una buona istruzione e una grande curiosità, unitamente a una serie, a una sete insaziabile di conoscenza. Scoprire le storie perdute del mondo ti invita a mettere il tuo sapere al servizio di uno scopo superiore. Vabbè, dai, in realtà, Monello! Facciamo sapiente. Queste sono le varie caratteristiche, sono già state attribuite in base alla mia classe. C'è solo un'unica cosa che, ragazzi, che sti capelli grigi, cioè non c'è modo di modificarli. Midna ha risolto in maniera incredibilmente... Beh, insomma, sono sempre molto lucidi. Si era promesso l'editor della Madonna, invece è proprio lo stesso dell'Early Access. E il personaggio non mi somiglia per niente. Nome del personaggio, ovviamente... Midna. Hai bisogno di un custode, scegliene uno. Ovviamente, ragazzi, secondo voi che cosa creo? Creo un umano. Se faccio Raiden, ho deciso che forse è meglio non fare Raiden. Perché se poi decido di avere la romance con un altro, mi è venuto un attimo questo dubbio. Quindi facciamo una cosa: randomizza. Eccolo. Questo è il mio custode. Allora, in questo video voglio cercare di fare proprio una prova iniziale, quindi semplicemente creazione del personaggio e proprio inizio del gioco, meccaniche introduttive. Poi probabilmente mi troverete stasera in live a continuare a giocarlo. Perfetto, inizia esattamente uguale all'early access. Finalmente in italiano, perché è stato in inglese per tutto questo tempo. Usciamo da questo luogo infernale e schifoso. Lei è super giovane, ma non... ma da dove? Eccola! Wow, che ingresso! C'è una connessione mentale. Hanno migliorato molto la regia di questa parte. Era molto più statica quando, durante l'early access, almeno così mi ricordo. Chi sei tu?
Beh, ottimo biglietto da visita. Cosa ti ha fatto pensare che io fossi una schiava? Abbiamo questa cosa in testa e forse questo è il motivo per cui abbiamo questa connessione mentale. Ci stiamo trasformando in Pine Flayer, deve esserci qualcosa che possiamo fare. In effetti, hai ragione. Va bene quello che dici tu. Taka. Combattimento. Preparati a combattere. Ok, questo è a turni, ragazzi. Quindi durante il mio turno puoi muoverti e bla bla. Adesso sto assumendo il controllo del mio personaggio. Qui ci sono i nemici e c'è un raggio d'azione possibile per ogni turno. Potrei semplicemente attaccare, oppure magari provare un dardo che ha il 100% di possibilità di riuscire. Anzi, sono tre dardi di fila, ecco. L'ho ucciso. Adesso tocca sempre a me, però devo terminare il turno oppure utilizzare un oggetto, ma lo termino. Tocca a lei. La faccio andare direttamente a colpire. Vai. Alla grandissima, Stramort, termina. C'è un altro imp che però missa prepotentemente. Allora, ci avviciniamo leggermente e gli facciamo... magari gli facciamo un sonno, se riusciamo. Ok. Si addormenta. È una cosa inutile, cioè solo per provare così. E adesso lei lo ammazza. Era proprio inutile, perché considerando i turni non c'era motivo, però era per vedere. Poi ovviamente raccogliamo i resti dei morti. Vediamo un po' questo Mind Flayer che cos'ha. Pozione di velocità, bulbo chiodato. Sono oggetti che possono servire. Quindi procediamo di qua. Possiamo curarci, ma non abbiamo bisogno di curarci affatto. Però lo stesso, noi andiamo perché... Sì, abbiamo capito che ce ne dobbiamo andare. Ok, arrampichiamoci. Mi sembra un po' diversa la struttura. Magari i ricordi sono quelli che sono. Vai. E qua cosa c'è però? Ah, cuore scuro. Cerco un meccanismo. Vediamo, usiamo le mie caratteristiche. C'è della magia che opera qui, ma di che tipo? Vediamo un po' se siamo abbastanza fortunati. Ce la siamo cavata abbondantemente. Ma stai zitta, sto capendo che c'è il meccanismo. Ecco. Mago, inserisci sul dispositivo i glifi che hai percepito. Arcano, dai un'occhiata più da vicino. Oh! Oh! Oh, non ce l'abbiamo fatta. Proviamo a mettere la mano, cioè alla fine...
authority. Proviamoci. Vai. Ce l'abbiamo fatta? Abbiamo fatto, vedete quante possibilità, come si è alzata. Ok, scusa, ti ho confuso per un altro. Dov'è lei? Eccola. Non c'era bisogno di leggerle nel pensiero, si vedeva palesemente quanto fosse diffidente. La gente pericolosa è proprio quello che serve in uno scontro. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Hai sentito quello che ho sentito poco fa? Eravamo l'una nella testa dell'altra. Va bene. Andiamo, io sono Midna. È bellissimo il mio personaggio. Cos'è quello? Quello là dietro. Bene, però questo vi ha già fatto capire le varie possibilità che offre questo gioco dal punto di vista delle opzioni da gioco di ruolo, quindi le varie scelte, come si arriva allo stesso risultato o a risultati diversi a seconda delle proprie abilità, magari le cose che si dicono, che non si dicono. E quindi ragazzi, mi troverete più tardi in live per continuare a giocare a Baldur's Gate 3 e sinceramente non vedo l'ora di metterci le mani su in maniera approfondita, e arriverà la recensione, però ragazzi non nell'immediato. È un gioco molto lungo, è arrivato oggi come tutti, quindi ci vuole il tempo che ci vuole. Fateci sapere cosa ne pensate, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.